Spieghiamo però a Candida Morvillo, perché la guardava perplessa quando lei usava il noi. Sì. Spieghiamolo, perché purtroppo è una giornalista che non si ricorda perché usa il noi. L'avevamo già spiegato ad una sua collega del Corriere della Sera, che era stata ricevuta a Genova presso la veneranda Casa Madre, e l'intervista è ancora in rete, quindi facilmente leggibile. E avevamo detto che era un semplicissimo pluralis majestatis, ma questi gli italiani lo sanno, per cui insomma non è questa cosina. Al Corriere e lei da chi sarebbe stato investito di questa autorità divina per usare il plurale majestatis? Anche questo è stato ampiamente spiegato innumerevoli volte, basta andare nel sacro sito. Beh, io lo sto in quattro lingue, divinotelma.com, è spiegato. Andate nel sacro sito. Io ci sito. Sono andata, però se mi permette sconsiglio di andarci, perché è un sito dove, oltre a dire che questo appellativo gli viene direttamente da Dio, che lui è Dio medesimo, diciamo che l'autorevolezza del detto, sito, l'autorevolezza del sito è data da un incantesimo suggerito a tutti, anche alle persone a casa lo possono fare, quello gratuitamente. Gratuito, sì, consiste gratuito. Nel mettersi uno spicchio d'aglio in un orecchio per molto tempo. Lei sta dicendo delle grosse stupidaggini che delineano chiaramente un suo evidente pregiudizio culturale. Ecco, ma lei evidentemente lei è una nemica dell'arte magica. Sappia che l'arte magica c'è sempre stata, c'è e ci sarà per sempre. Sì, ma questa dello spicchio d'aglio nell'orecchio è vera o non è vera? Perché una giornalista è attendibile di solito. Sicuramente no? Non ci può essere scritto soltanto quello. Non c'è solo, è una ovvio, parte di tutto. Ma è ovvio. Se poi sarà amica della Clerici, guarda solo il lato culinario. Cioè, nella magia... Qui dell'aglio, capito? Vedi, Massimo, il problema è che io devo andare, però aspetti un secondo. Non sanno nulla della magia. Adesso vediamo. Parlano di un argomento che non conoscono. La sua collega aveva capito. Lei parla a priori, capisce? Noi siamo qui da soli contro due valchirie. Siete tre. Qual è il problema? Ma infatti, certo che siamo plurimi, ma voi comunque siete qui in due. E tutte e due non conoscete l'argomento, e questa è la cosa tragica. Comunque, parlate di cose che non conoscete. Guardiamo.